Inaugurata la Galleria della Molinella, la mostra a cura dei ragazzi della Fototeca Manfrediana, dedicata alla liberazione di Faenza, una serie di immagini scattate dalle truppe alleate al termine del conflitto e custodite all'Imperial War Museum di Londra e che attraverso il lavoro di raccolta di Massimo Valli ed Enzo Casadio sono arrivate a Faenza ed ora rimarranno in esposizione fino al 10 maggio. La mostra è composta da 67 immagini originali provenienti dall'Imperial War Museum di Londra. Sono foto che sono state scattate dalle divisioni inglesi mentre liberavano Faenza. Sono foto postume alla liberazione, quindi non ci sono immagini di sparatorie, di violenza, così, ma ci sono solo foto di una Faenza distrutta, bombardata. Affluenza buona, un bel po' di persone, nonostante appunto sia festa, immagino che mi faccia molto piacere. Sì, l'affluenza sicuramente è buona, ce ne aspettavamo forse un filino in più, ma adesso è appena iniziata, quindi non possiamo avanzare ipotesi. Ce ne aspettiamo sicuramente tanta, perché Faenza e le immagini su Faenza di solito riscuotono molto, molto successo, e quindi abbiamo anche degli orari molto flessibili e siamo aperti molto. Ecco, parliamo un attimo delle caratteristiche tecniche di queste foto, come sono state scattate e come le avete deciso di rappresentare. Ok, le foto sono 67 scatti originali, come dicevo prima, sono a dimensione originale, quindi sono dei 13x18 e abbiamo deciso di montarli e di allestirli e presentarli alla mostra così come sono, senza fare ingrandimenti e senza snaturare l'oggetto, il documento storico. Ci sono delle didascalie che spiegano cosa è stato fotografato sia in inglese che in italiano. Ovviamente le didascalie sono in inglese perché provengono dalle didascalie originali dell'Imperial War Museum. Poi noi le abbiamo tradotte in italiano per facilitare la comprensione anche a chi non capisce l'inglese. Come mai voi ragazzi giovani che attualmente gestite la Fototeca Manfrediana avete deciso di intraprendere questo lavoro che poi è tradotto anche in un catalogo in vendita? Sì, noi siamo rimasti molto affascinati da queste fotografie. Molti di noi le conoscevano già perché comunque sono fotografie che sono già state pubblicate in molti libri qui di storia locale. Però a noi hanno colpito per lo più per la loro qualità d'immagine, perché essendo proprio scatti originali hanno mantenuto molta della qualità originale, e ci ha colpito anche il modo in cui sono state scattate, perché sono quasi cinematografiche, hanno una cura nell'esposizione veramente ottima, perché sono state scattate da fotografi veri e propri. Federico Lega per Faenza Web TV.